Riccardo, per te il Covid, tra virgolette, è iniziato prima con i problemi di allenamento con verde acqua, sei dovuto andare fuori, poi sì. La pandemia, però insomma sei riuscito a muoverti egregiamente. Sì, siamo io con i ragazzi che si allenavano con me a verde acqua, all'inizio siamo andati fuori sfruttando l'ospitalità di diverse piscine in Abruzzo, soprattutto a Popoli che ci hanno ospitato praticamente per tutto l'anno. Io poi l'anno della chiusura Verde Acqua sono stato tesserato con l'Interamnia Fitness di Teramo e quindi 3 volte a settimana avevo la possibilità di allenarmi con loro sempre a Teramo, comunque viaggiando. E comunque qui la gestione non è stata assolutamente facile degli allenamenti perché per un periodo siamo stati costretti ad allenarci in vasche più corte, anche di 15 metri. Di meno, che non sono adatte ad atleti, diciamo, professionisti quasi. La tua, ricordiamolo, è una specialità di salvamento. Sì, esatto. Che cosa significa rispetto al correre in vasca, a nuotare in vasca? No, diciamo che l'obiettivo è lo stesso. L'obiettivo è il tempo, diciamo, vincere, stare avanti agli altri, però sono delle gare un po' alternative al nuoto. Infatti i miei allenamenti si alternano tra allenamenti di nuoto e di salvamento, anche perché la base è sempre quella del quindi nuoto. Ti sei dovuto allenare in spazi più ristretti? Sì, ti sei arrangiato, ecco, sì, tra ci siamo arrangiati tutti quanti perché insieme a me si allenavano atleti anche di grande livello, soprattutto a nuoto. Basti pensare a Camilla Capannolo, che 2 settimane fa è arrivata in finale assoluta ai 100 Delfino a Riccione. E quindi sì, è stato difficile per tutti. Poi fermarsi sarebbe stato, Riccardo, impossibile, cioè ti avrebbe danneggiato sì, fisicamente. Assolutamente, perché cioè, uno stop ci sta, però fin quando è uno stop comune come quello dell'anno scorso con il Covid è una cosa, diciamo, impedita per tutti e quindi è difficile proseguire. Invece quando lo stop è solo tuo, vedi che gli altri vanno avanti e tu rimani un po' indietro. Ecco, per questo tipo di gare come vi siete mossi? Cioè, nel senso, è stato tutto fermo o sei riuscito a fare qualcosa? Io ho fatto l'ultima gara importante lo scorso anno, subito prima del Covid, ad inizio febbraio, i campionati italiani, dove sono arrivato terzo. Infatti quella è l'ultima medaglia italiana che ho, cioè vera, diciamo, perché poi abbiamo fatto soltanto gare in ambito regionale, quindi qui oppure fuori, per esempio a Chieti. Ma le competizioni vere e proprie, quelle insomma, sì. Quelle quando le potremo rivedere? Già tra un mese probabilmente sono confermati i campionati italiani assoluti a Riccione, sempre di salvamento, e ci si andrà, se tutto è confermato ci sarò. Com'è oggi la tua giornata, Riccardo? Io sono uno studente di ingegneria elettronica qui all'Aquila e ho diverse ore di lezione sia mattina che pomeriggio, però di solito finiscono intorno alle 4 alle 5. E appena, ti alleni? Appena posso vengo qui in piscina comunale. Siamo alla piscina comunale, siamo venuti proprio qui. Piscina comunale, proprio ti prendi una corsia? No, perché mi alleno con gli altri ragazzi della SDS che molte volte appunto mi offrono la loro ospitalità. Sono veramente delle brave persone che al giorno d'oggi mi aiutano e sono felice anch'io di aiutare loro a crescere come atleti e anche fuori della piscina. Ritornare presto alla normalità, e che altro ti manca in questo momento? Quello che mi manca di più è, diciamo, la vera e propria competizione, perché da diverso tempo a questa parte le gare sono sempre uguali, vedi sempre le stesse persone qua all'Aquila, gareggi soltanto con gare, diciamo, di provincia. È difficile gareggiare così quando, per esempio, a Riccione, a Roma, quindi in contesti più importanti, c'è anche un'adrenalina diversa. Però diciamo che in questo momento il nuovo